grazie ai relatori, grazie ai partecipanti. Cerchiamo di utilizzare al meglio il tempo che ci è dato e sicuramente sarà così per un pubblico che, come nella nostra tradizione di questi Skill Breakfast, è un pubblico molto molto qualificato. Lo scopriremo man mano che i relatori si avvicendano nei loro interventi, e naturalmente qualificati sono i relatori. Vado brevemente a illustrarli. Diciamo, sono accomunati, il convegno è accomunato da una scelta. La scelta è quella di fare un convegno sulla crisi economica non tanto vista per quello che è la sua attuale realtà, i numeri che la caratterizzano, rispetto ai quali numeri e dinamiche si soffermerà soltanto, credo, Antonio Signorini, ma su lo sforzo collettivo che noi dobbiamo fare per ripartire come Italia, più ancora che altri paesi europei e altri paesi del mondo. La scelta, dicevo, che abbiamo fatto è stata quella di fare un convegno che ha al centro, diciamo, le dinamiche economiche e non invitare un economista. Abbiamo però scelto di coinvolgere persone con esperienze diverse, così come da nostra tradizione, diciamo, nostra abitudine, un approccio interdisciplinare ad affrontare un argomento, persone che per visione, per esperienza, per campo di lavoro, possono dare un contributo importante a analizzare il presente e provare a immaginare le prossime mosse, almeno le prime mosse per il futuro. I lavori saranno aperti da Antonio Signorini, che è una autorevolissima firma del quotidiano Il Giornale, firma economica di punta, si occupa di economia e politica economica solamente da 22-23 anni. Luciano Violante non avrebbe bisogno di presentazioni, è stato anzitutto nella sua, lo dico perché purtroppo di certe cose ci si accorge anche per differenza, è stato un uomo di parte che ha svolto il ruolo di presidente di tutti quando è stato presidente della Camera dei Deputati. È un uomo che abbiamo voluto perché nel 2008 ha fondato una fondazione, ha costituito una fondazione che si chiama Italia Decide, e tutti noi presenti qui, relatori e pubblico, sappiamo quanto c'è in Italia bisogno, sicuramente va ricordato proprio in questi giorni, in queste settimane, di democrazia, ma c'è anche bisogno di decidere, saper decidere, e lo vedremo dopo, sarà uno, credo, dei temi, dei fil rouge che affronteremo, di saper decidere anche con competenza. Ordinario di diritto e procedura penale, insegnato all'Università di Torino, all'Università di Camerino, è attualmente il presidente della Fondazione Leonardo, è un uomo indubbiamente di visione. Ha presieduto anche la prima commissione, gli affari costituzionali della Camera dei Deputati. Poi abbiamo coinvolto così l'abbiamo definito anche nella presentazione della nota stampa che abbiamo fatto circolare, un Sergio Fontana, un imprenditore visionario di stampo olivettiano, un farmaceutico, che è presidente da alcuni anni di Confindustria Albania e da alcuni mesi della seconda più grande Confindustria del Sud, la Confindustria Bari BAT. Un uomo che sta giocando anche un ruolo importante e a margine, ma diciamo io ho un 15% di sangue giornalistico che mi scorre nelle vene, quindi ogni tanto esce la cosa, è anche un uomo che sta giocando una partita importante nell'elezione del nuovo presidente della Confindustria nazionale. Francesco Giuliani è uno dei massimi esperti italiani, e come dico sempre io, e dunque europei, e dunque mondiali, evidentemente,
è quello che capita quando uno è un esperto italiano di qualche cosa, inevitabilmente, essendo un grande paese europeo, diventi un esperto europeo, essendo comunque l'Europa un continente importante, sei anche un esperto di livello mondiale, di caratura mondiale. Questo, Francesco, contribuirà, penso, come dire, a crescere la tua notoriamente scarsa autostima. Bene, Francesco Giuliani è tra i più importanti esperti di diritto e contenzioso tributario e anche tra i primi, se non il primo, ad aver portato con successo la tutela in materia tributaria di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È partner di Fantozzi e Associati. Paolo Zanetto lo conosco da solo una nota autobiografica, solo da 15 anni, quindi ne ho una conoscenza superficiale. Mi scuserò con voi se, diciamo così, i cenni sono, se ho portato al vostro cospetto una persona poi che si rivelerà magari poco attendibile. Però in questi 15 anni ha fondato e fatto crescere, in pochi anni di questi 15, la più rilevante società pura di relazioni istituzionali. Lo contraddistinguono una profonda serietà, una capacità di visione, una conoscenza profonda del sistema politico istituzionale italiano e anche, direi, del panorama internazionale. I nostri lavori saranno conclusi da Paola Mascaro. Paola Mascaro è una dirigente di un'azienda che si chiama Avio Aero, business dell'aviazione di General Electric, la più grande multinazionale al mondo. È stata definita, inserita da Forbes in questi giorni, nei giorni scorsi, tra le 100 donne più influenti d'Italia. Quindi quando parla, mi raccomando, e quando parlate voi, state attenti. E il ministro Bonetti l'ha coinvolta in una task force per far ripartire l'Italia. Devo dire, una task force di numero non pletorico, non esagerato, non infinito, come altre task force, commissioni o pseudo-commissioni sono state istituite a livello istituzionale in questi giorni. Craxi diceva che quando non volevi decidere una cosa, facevi una commissione. Qui però le commissioni si facevano di 10, 7, 8, 10, 12 persone, non di 17, 20, 25, 30. Dopo questa mia brevissima presentazione, illustrazione dei nostri relatori, che è servita fondamentalmente non per presentare loro, ma per dare un po' di voce a me, dico anche che The Skill è un piccolo studio di comunicazione che si dedica alla gestione e alla comunicazione della crisi, alla comunicazione delle vicende mediatico-giudiziarie, al brand storytelling, alla gestione della reputazione, sia a livello offline che online, ed è l'unica società in Italia ad aver sviluppato dei protocolli di comunicazione che sono finalizzati all'implementazione della compliance aziendale. Sentivamo forte il bisogno di cercare di dare un piccolo contributo alla ripartenza del paese. In queste ore, in questi giorni in cui siamo comunque costretti a casa, vedo alcuni collegati dalle aziende o comunque dai propri uffici, ma insomma abbiamo un po' le mani legate. La cosa più importante che possiamo fare è leggere, studiare, approfondire, chiarirci le idee per partire nel migliore dei modi. Speriamo che anche questo appuntamento abbia questo tipo di utilità. Anticipo che il primo intervento sarà di Antonio Signorini e desidererei, se possibile, che l'intervento successivo di visione, di apertura, di contestualizzazione, quella che viviamo è una grande, profonda crisi, ma non è l'unica crisi che certo ha attraversato la storia contemporanea, che poi intervenisse il presidente Violante e poi man mano anticiperò gli altri interventi. Prego Antonio Signorini. Bene, grazie. Intanto grazie per avermi invitato e complimenti per l'iniziativa e per aver trasportato sul virtuale il caffè di The Skills, che è un esempio di quella resilienza che probabilmente ci vuole, sarà una qualità necessaria per andare avanti nell'economia. Ecco, mi occupo di politica economica da tanti anni, è inutile che dica che una cosa di questo genere non si era mai vista,
e vorrei ricordare che fino a un mese fa ci disperavamo per la possibilità che per due trimestri di fila si registrasse un PIL intorno a meno 0,2% e che quindi si andasse in recessione tecnica, e su questo costruivamo dei titoloni di giornali e delle polemiche politiche feroci, perché era un segno, insomma, di grande crisi. Anche perché l'Italia poi è sempre un po' più indietro su queste cose. Ora dobbiamo ragionare su tutt'altre cifre, e per quanto ci siano delle differenziazioni enormi a seconda dell'osservatorio, c'è una sorta di convergenza su degli effetti del coronavirus, degli effetti economici del coronavirus, che sono un unico, diciamo, nella storia della Repubblica Italiana. E probabilmente anche indietro. Mi viene in mente, tra i vari osservatori, quelli che danno a fine anno una crescita, una decrescita del PIL intorno a 10 punti percentuali. Goldman Sachs parla di meno 9% a livello europeo. E poi invece una cifra che per l'Italia sale sopra l'11%, quindi una perdita di PIL mai registrata. Chiaramente ci sono delle differenze, le statistiche ufficiali del governo ancora non hanno registrato questo tipo di previsioni, anche perché ci sono degli appuntamenti fissati nel semestre italiano, ed è lì che bisogna ufficializzare queste cifre quando si avrà una dimensione anche degli effetti nei conti pubblici del coronavirus. C'è già chi ci ha provato, ci sono delle analisi di ad esempio Mazzero Research che già dà per scontato un deficit sopra il 5% e un rapporto fra debito e PIL intorno al 150%. Questo cosa vuol dire? Che sui conti che già erano messi male italiani e su una crescita che era già al lumicino si è abbattuta una crisi senza precedenti. La cosa che mi interessa e che forse potrebbe essere uno spunto anche per gli interventi è che da giornalista ho anche registrato una convergenza, un consenso abbastanza ampio, anche se non unanime, su quello che si chiama l'effetto a V di questa crisi. Cioè molti osservatori dicono in sostanza: vero che ci sarà un crollo drammatico della produzione, un'esplosione della disoccupazione, ma poi ci sarà un rimbalzo altrettanto forte, sempre con i dati di Goldman Sachs. Dopo il meno 11% arriveremo al più 8, potremmo arrivare a un più 8% nel 2022. Una crescita che dovrebbe cominciare a farsi sentire negli ultimi due trimestri di quest'anno e poi consolidarsi il prossimo anno. Secondo alcuni questa cosa succederà fra due anni, quindi nel 2022. È difficile fare previsioni, però c'è una sorta di convergenza su questo rimbalzo, su questo effetto. Questo perché da un lato c'è un fatto fisiologico: dopo una compressione della produzione e dell'economia, le aziende hanno bisogno di riempire i magazzini di nuovo, quindi di fare scorte che non avevano fatto durante il periodo di crisi per paura di perdere liquidità. E poi le stesse famiglie, soprattutto in questo caso, che sono state letteralmente bloccate, impossibilitate dal fare acquisti, dal fare cose, riescono e ricominciano a mettere in moto. Dando per buona sempre la previsione di Goldman Sachs e quella di Mazzero, io ho calcolato che ci potrebbe essere il rimbalzo eventuale potrebbe essere quello di intorno a 130 miliardi. Ecco, ci sono, quindi ci potrebbe essere una crescita aggiuntiva, quando ci sarà la ripresa, di 130 miliardi, e bisognerà capire un po' dove andrà questa crescita, chi la produrrà, in che modi. Questo non ce lo può in realtà dire nessuno, nel senso che le statistiche non possono prevedere quale sarà il tipo di economia che resisterà nella fase successiva. Difficilmente anche gli economisti, tranne dare delle indicazioni di massima.
poco può fare anche la politica, che in questo momento si sta concentrando sul dare liquidità alle aziende che devono fare questa terribile traversata del deserto, no? C'è il decreto liquidità che adesso cerca di mettere a disposizione delle aziende prestiti garantiti dello Stato per 200-400 miliardi, tutto da vedere. Poi ci sono i buoni, quelli riservati ai privati, alle famiglie che magari liberi professionisti che non hanno fonti di reddito fisso. Ecco, lo Stato sta accompagnando l'economia in questa fase, se avrà risorse necessarie. Anche questo, io mi occupo di politica economica, è difficilissimo da capire e credo che non lo sappiano nemmeno loro, nel senso che non si sa quanto ampia sia la crisi e che tipo di necessità di liquidità ci sarà. Però per il dopo c'è anche bisogno di risorse che non sono appunto quelle economiche, ma sono quelle implicite, sono quelle di creatività e di capacità di fare ripartire. Prima ho usato un termine che va un po' troppo di moda, ma che in questo momento è giusto usare, che è quello appunto della resilienza. La mia impressione da osservatore, non economista, non tecnico, ma da osservatore di fatti, è che sopravviverà chi meglio saprà adattarsi alle situazioni più diverse, perché non c'è nessuna certezza su ciò che sarà il dopo. Sapremo che ci sarà una ripresa, sapremo che l'Italia è stata nella storia capace di grandi balzi in avanti, soprattutto dopo i periodi di crisi, ma sta alla creatività soprattutto delle aziende e delle famiglie, dei singoli, delle professioni, riuscire a ripartire e a riportare quei numeri così negativi in un territorio positivo. Se non succederà, cioè se non ci sarà questo rimbalzo, io vedo un po' a rischio tutto l'impianto economico e istituzionale italiano, perché sarà difficile reggere i conti pubblici, sarà difficile reggere una situazione sociale di questo tipo. Però ripeto, la storia italiana, nell'Italia ci ha insegnato a essere ottimisti, e sicuramente ne parlerà meglio durante, ma nel dopoguerra noi eravamo nell'immediato dopoguerra siamo stati l'economia più forte, siamo stati per un periodo. E questo per tanti motivi. E quindi, ecco, da osservatore sono curioso di sentire quali sono adesso i punti di vista degli autorevolissimi ospiti. E niente, per me posso concludere qua, Andrea. È stato un bene. Parte un po' si sente? Bene, bene. Grazie Antonio, lascerei la parola al presidente Violante, senza a questo punto ulteriori fronzoli. Innanzitutto per l'invito. E poi credo che dovremmo trarre un po' una lezione dagli antichi, cioè trasformare le sciagure in occasioni, come ci hanno insegnato nel passato. Allora, qualche piccola riflessione su questo aspetto. Primo, credo che dovremmo prendere le distanze dall'antropoimperialismo, cioè dall'idea che l'uomo non sia parte della natura, ma sia un sovrano indiscusso, come dire, e tirannico sulla natura. Abbiamo visto come la distruzione delle foreste sta portando ad un più stretto rapporto tra le specie animali, che si passano i virus più rapidamente, come questi virus dagli animali possono passare agli uomini. Ieri c'è stata, ieri sera, una trasmissione televisiva nella quale ci davano informazioni sugli allevamenti intensivi della zona di Brescia, Mantova e Cremona, che creano una quantità di ammoniaca enorme che poi produce anche elementi velenosi per l'uomo. L'altro punto che è positivo è che le conoscenze scientifiche hanno ripreso il loro posto, un posto importante in una società avanzata, contemporanea, moderna. I Novax mi pare sono scomparsi dalla circolazione, se non li sento più, e che è un fatto positivo per quanto ne sappia. Secondo, altro fatto positivo, forse voi ricorderete la vicenda della professoressa Ilaria Capua, che fu aggredita da una serie di falsi, sostanzialmente,
in relazione, lei sdegnata, sì, era parlamentare, sì, presentatore di missioni dal Parlamento, chiamata immediatamente a dirigere un importantissimo laboratorio virologico negli Stati Uniti, adesso è una delle persone più ascoltate. Credo che sia una ripresa della cultura e della scienza sulle violenze che a volte fa la politica quando ignora le cose. Il terzo punto, le tecnologie digitali sono rivelate essenziali in questa fase, tanto nel pubblico quanto nel privato, e io credo che la questione della banda larga si ponga oggi con particolare intensità su tutto il paese. Altro punto, le sperequazioni sociali. Le ingiustizie sulle sperequazioni sociali hanno pesato enormemente in questa fase. A partire dal bambino che non ha il PC, non ha il tablet per poter connettersi con la scuola, la famiglia che vive in 50 metri quadri magari con tre bambini, ha pesato molto, la sperequazione sociale ha pesato molto. Quindi credo che questo sia un tema che dovrebbe essere affrontato con maggior decisione, non come, come dire, un evento della natura, ma come un prodotto del tipo di società che abbiamo. Quindi sono cose sulle quali bisogna intervenire. C'è poi la questione dei diritti fondamentali della Costituzione, dei principi costituzionali. Ora lasciamo perdere Orban, che, come dire, è in un'altra orbita, in un altro mondo dal punto di vista democratico. Però il New York Times l'altro giorno ha scritto un articolo che è intitolato Un affare del diavolo, Devil Bargain, tra salute e democrazia. E io credo che questo sia un problema molto delicato. Molti esecutivi, giustamente, erano questo, hanno preso i poteri decisionali, prima lei giustamente faceva riferimento alla decisione, poteri decisionali necessari, e però bisogna vedere quando le restituiranno e se li restituiranno così come li hanno ricevuti. In Italia si è posto un problema particolare del rapporto Stato-Regioni. Oltre al virus, come ha detto Sabino Cassese oggi alla radio, oltre al virus, al coronavirus, abbiamo il virus un po' della confusione istituzionale. Io dico che viviamo in un sistema di policentrismo anarchico, cioè troppi centri non coordinati e non diretti, ma non con riferimento al coronavirus, per riflessioni più generali che ho fatto. Ci vuole un piano per la transizione, credo che questo sia un punto fondamentale, non per quando staremo tutti bene, ma il passaggio da adesso a quando staremo tutti bene. E in questa transizione credo che bisogna distinguere interventi emergenziali da quelli strutturali. Occorre finanziare la produzione, non il semplice mantenimento di quello che c'è, finanziare incentivi, il lavoro, insomma, la produzione. Come ho già accennato, le competenze hanno ripreso il loro posto e devono ottenerlo anche oltre l'emergenza, questa è la mia idea. Cioè il rapporto tra politica e competenze non è un rapporto gerarchico, ma deve essere un rapporto dialogico. Credo che siano prevedibili conflitti tra le competenze e il semplicismo populista. E anche lì la politica deve stare attenta a mantenere salda la linea della decisione razionale. Preveranno i poteri pubblici, non c'è dubbio in questa fase. Però perché questo non significhi paralisi, bisogna mettere fine alle leggi del sospetto. Tutta una parte della nostra grande legislazione è basata sul sospetto nei confronti del cittadino. Francesco Giuliani può essere maestro in questo, visto che si occupa di fisco. Ecco, qui bisogna, basta con le leggi del sospetto, occorre mettere in campo fiducia e ancora fiducia. E da questo punto di vista mi permetto di segnalare una cosa. Nell'ottima task force che è stata recentemente costituita dal Presidente del Consiglio, con personalità di primissimo ordine, non ci sono esperti però sul terreno della semplificazione e degli appalti, che è uno dei campi più micidiali, devo dire, per le imprese, quello degli appalti, perché una legislazione basata sulla paralisi e sul sospetto, questo è sul piccolo. C'è una legislazione della sorveglianza, non una legislazione dell'incentivo a produrre, ad andare avanti e lavorare. Centralità del sistema sanitario. Io spero che tutti questi giusti riconoscimenti al personale sanitario, medici e infermieri, non finiscano il giorno dopo del coronavirus. Questo è un merito che va riconosciuto e bisogna studiare come riconoscere effettivamente, ecco, non gli eroi del giorno prima, che oggi non ci servono più. Questo secondo me sarebbe veramente sbagliato. E poi vanno aggiornati i piani pandemici. Ho letto che parte
proprio sul giornale, credo di aver detto qualche tempo fa, che non erano stati aggiornati e quindi ricevono. Ultimo punto, le mafie. Come si fa a fare in modo che questa ricchezza non vada alle mani sbagliate? Il procuratore di Milano e quello di Napoli hanno scritto un articolo su Repubblica qualche giorno fa in cui facevano alcune proposte, saranno giuste o sbagliate, lo diranno altri, aspetta a me dirlo, ma insomma anche qui bisogna stare attenti. Però stiamo attenti che la questione della mafia non sia un punto per bloccare tutto, per dire, mettere tutto in gabbia di gesso. Bisogna fare in modo che l'economia fluisca, le risorse vengano e ci siano però misure tali, qualcuno ha proposto che ci siano dei conti dedicati, dei conti ad hoc cui di ciascun soggetto che prende queste risorse per stabilire anche la tracciabilità degli investimenti. Questo è un punto non secondario, quindi va visto con grande attenzione, non però in chiave di freno, ma in chiave di fare in modo che tutto vada nel migliore dei modi possibili, non fare in modo che tutto vada in modo più vincolistico, come dire, più ispirato al principio di sospetto di sorveglianza, che sarebbe continuare nei difetti che abbiamo già avuto nel passato. Grazie. Io ringrazio molto il Presidente Violante per la straordinaria capacità, non tanto diciamo espositiva, che non era in dubbio, ma di contenimento anche dei tempi, che ci mette in grande vantaggio per affrontare le cose. Nel introdurre il prossimo intervento, desidero salutare un po' di pubblico, perché è bene anche sapere con chi, di fronte a chi si parla, con chi si interloquisce. Quindi Luciano Gandini di Ansaldo Energia, l'avvocato Fabio Pinelli, l'ingegner Lucio Astaldi, il senatore Luigi Grillo, il dottor De Caro, psicoterapeuta. Non la cito mai perché è mia moglie, ma oggi ha un titolo più importante, è una ex compagna di scuola, di liceo del presidente Violante, quindi diciamo Ubi Maior, e ovviamente manager di un'azienda a Vio Aero, Ilenia Berardi, Raffaele Maiorano, che è esperto di sostenibilità nel settore agroalimentare, Alessio Boriello di Acquirente Unico, Adriano Trevisan, che è un uomo di finanza. La settimana scorsa avevo fatto un conteggio spannometrico, lo dico a Sergio Fontana, che sarà il prossimo intervento, e avevo calcolato intorno a 25 miliardi quelli che erano collegati tramite questa piattaforma all'appuntamento di Skill. Adesso che c'è anche Paolo Zanetto, con le sue connection, diciamo così, penso che balziamo intorno ai 100 miliardi di fatturato. E quindi diciamo, Sergio, hai in questo momento una rappresentanza confindustriale la più significativa, ecco, possibile. Ti abbiamo ulteriormente potenziato. Sergio Fontana. Diamogli voce, perché se non gli diamo voce sarà difficile che... Sì, chiedo scusa, ma credo che abbia staccato lui il microfono, quindi io non riesco a disattivarlo, deve disattivarlo lui. Eccolo, ecco qua. L'abbiamo, grazie. Allora ringrazio Andrea Camaiora, che ho avuto il piacere di conoscerlo sul campo di battaglia, perché ha gestito la comunicazione di crisi di un'impresa che aveva grandi difficoltà nel comunicare, e quando lui è arrivato ha messo ordine nella comunicazione con la procura, con gli stakeholder, con il comune, l'azienda in piedi è riuscita a fare un momento di crisi. Quindi ringrazio Andrea Camaiora, e lo ringrazio anche perché nella presentazione mi ha detto che sono un imprenditore con una visione olivettiana. Adriano Olivetti è il motore che muove e che non è mosso, è il punto di riferimento di qualsiasi buon imprenditore, quindi lo ringrazio per questa cosa. Parliamo di visione. Mai come in questo momento c'è necessità di avere, che l'imprenditore debba avere una visione, debba avere una visione di quello che sarà il futuro, di come sarà il futuro. E la visione, che cos'è una visione senza una strategia, senza avere una pianificazione delle attività? La visione senza una strategia è un momento, è un'allucinazione, è una cosa che uno pensa di notte, cioè la visione. La visione ha necessità di avere la strategia.
c'è bisogno di visione, di strategia, di pianificazione, di esecuzione, di controllo. Sono tutte delle fasi che ogni imprenditore per qualsiasi attività deve mettere in piedi. E questo è il momento in cui si può fare benissimo una pianificazione per quello che sarà il futuro. Quindi c'è necessità di visione, strategia e pianificazione. Che cosa cambia con questo disastro, con questa situazione? Cambia il fatto che avremo tutti quanti un prima coronavirus e un dopo coronavirus. Questo ciò cambia per tutti quanti. Una delle cose che cambierà in maniera più importante è l'accelerazione che abbiamo, che avremo. Non potremo più pensare di andare alla stessa velocità con cui andavamo prima. Ci sarà un cambiamento del modo di fare le cose. E io mi auguro una cosa anche positiva nel modo di fare le cose. Secondo voi è normale, ricevevo una comunicazione dallo studio di Cattaneo e Zanetto, saluto Paolo che è in collegamento e che sentirò dopo, dove il Ministero della Salute, Leo Gracias, io mi occupo del settore farmaceutico, ma nel mio settore il Ministero della Salute diceva che c'era una comunicazione tale per cui se abbiamo necessità di avere un permesso di importazione e esportazione del Ministero della Salute, non ci dobbiamo più recare noi imprenditori presso il Ministero della Salute o mandare un procuratore legalmente riconosciuto al Ministero della Salute per ritirare questo permesso, ma si può fare in via telematica. Grazie, non ci voleva il coronavirus per far sì che ci fossero dei collegamenti più rapidi e più veloci. E abbiamo necessità, che ho sentito parlare prima di burocrazia, di vincoli, di legacci che abbiamo in Italia, che è uno dei problemi maggiori che abbiamo. Ma secondo voi è possibile che ad oggi tutte le cose che funzionano in Italia debbano avere un commissario straordinario? Ma perché straordinario? Perché dobbiamo avere una persona che è in grado di fare un ponte a Genova grazie al commissario straordinario? La linea Bari-Napoli, io sono pugliese, ma la linea, l'alta velocità tra Bari-Napoli è stata ora, verrà ultimata nel 2028, è stata progettata nel 2004, decisa nel 2004, verrà forse ultimata nel 2028 grazie a un commissario straordinario. Io ho scritto sulle 24 ore un articolo abbastanza forte su questa cosa qui, perché secondo me è assurdo che dobbiamo avere commissari straordinari per fare cose straordinarie. Poi dopo abbiamo delle accelerazioni che verranno, che saranno legate al mercato. Sarà il mercato a richiedere queste accelerazioni. Quali sono queste accelerazioni che ci legano al mercato? Ci sono delle cose dove non siamo noi a scegliere. Le ha scelte il mercato per noi. Allora, per esempio, il foglio A4. Il foglio A4 è uno standard a livello internazionale. Il pallet 80x120, il container, sono delle cose che ci sono state date a livello mondiale, sono quali standardizzate per tutti quanti. Una delle cose che secondo me abbiamo necessità di avere standardizzato a livello europeo ed è una cosa che deve cambiare, perché questo è l'ultimo treno che passa per l'Europa. Io sono un europeista convinto nell'esaltazione delle diversità, nella comunione delle diversità. C'è una frase di Don Torino Bello che parlava della convivialità delle diversità, perché sono molto diverso da un tedesco, da un francese, così come un bergamasco è totalmente diverso da un bresciano, un livornese da un pisano, un barese da un leccese. Siamo tutti diversi, però dobbiamo avere delle cose in comune che ci uniscono. Una delle cose che cambierà è che o abbiamo più Europa o di Europa non abbiamo bisogno. E io sono un europeista convinto. Da questa cosa qui mi sembra logico che abbiamo un mercato comune e una regola italiana. Mi sembra logico che sotto il profilo della tassazione, sotto il profilo perché l'Olanda, un imprenditore olandese deve avere una tassazione diversa, perché abbiamo un mercato comune e regole diverse, perché giochiamo con regole diverse. Se abbiamo che gli inglesi siano andati via, guardate, ben venga, perché guidavano dall'altro lato della macchina, avevano la sterlina, c'hanno le unità di misura, parlavano di libra e di pound e di pollice. Ma perché dobbiamo stare insieme con persone che sono diverse da noi? Allora, io rispetto i canadesi e le altre persone di tutto il mondo, rispetto tutti quanti, però
se abbiamo l'Europa unita, guardate che non dico niente di nuovo, se qualcuno leggesse qualche libro, quello che sto dicendo io parlo di Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'Europa sono stati voluti da Lombardo, da Carlo Cattaneo, è quello che parlava di Stati Uniti d'Europa. Abbiamo necessità di questo e secondo me questo è l'ultimo treno che ha l'Europa per avere una politica che possa essere economica, possa essere una politica sanitaria comune, una politica estera. L'abbiamo visto con quello che è successo in Libia, dove qualcuno si è alzato la mattina e ha attaccato la Libia da solo senza avere una politica europea. Abbiamo dei danni tali per cui, grazie a questa disgrazia, secondo me potremmo ripensare a un mondo che sarà sicuramente diverso. È sicuro che la cosa sia diversa, è sicuro che abbiamo necessità di una maggior velocità e la velocità deve essere basata sulla fiducia. Sulla fiducia, condivido pienamente quello che ha detto il Presidente Violante, sulla fiducia anche nella tassazione, anche nei controlli, dove quando io ho un controllo qui da me, nella mia azienda, viene la Guardia di Finanza e non viene il nemico numero uno, è lo Stato. Vengono da me, si prendono un caffè, fanno i controlli, devono fare le cose che devono fare, faranno tutte le loro attività, ma non ci deve essere. Guardate, vi faccio sorridere con una cosa, non so se vi è mai capitato nella vita vostra, di andare per strada e di avere qualcuno che vi segnala con i fari perché c'è la presenza della non so se vi è mai capitato. Questa è una cosa folle, perché io sto segnalando a un'altra persona, dice guarda che c'è lo Stato, e se quello fosse un delinquente. Cioè, noi deve cambiare questo atteggiamento che abbiamo noi nei confronti dello Stato e lo Stato nei confronti delle imprese. Anche perché, e qua spesso una lancia a favore delle imprese, ricordatevi che dobbiamo stare attenti alle parole, all'utilizzo delle parole, che le uniche realtà che possono creare reddito e ricchezza sono le imprese. Sono solo le imprese con i propri lavoratori che possono produrre reddito. Noi abbiamo sentito parlare di reddito di cittadinanza. Noi dovremmo parlare di assistenza di cittadinanza, che ci vuole tutta. Oggi abbiamo necessità di velocità di assistenza di cittadinanza per quelle che sono le fasce più deboli. Abbiamo necessità di avere velocità per quanto riguarda la liquidità nei confronti delle imprese. Ma ricordiamoci che le uniche a generare il reddito viene creato solo da una cosa, dal lavoro che produce reddito e dignità. Reddito e dignità. Il resto è assistenza e va benissimo, bisogna farlo, perché ci sono dei momenti della vita delle persone che hanno necessità di assistenza e questo è uno dei momenti. Ma chiamiamolo con il nome corretto, assistenza di cittadinanza. Io vorrei concludere con un messaggio di positività, perché ce l'abbiamo fatta dopo la Seconda Guerra Mondiale, ce l'abbiamo fatta in momenti molto critici della storia d'Italia. Il Rinascimento viene fuori dal Medioevo ed è stato un rinascimento economico e culturale. Il Rinascimento non è stato soltanto una parte economica, non è stato soltanto Raffaello, c'è stata l'economia che ha governato, che ha reso possibile la parte culturale. Io mi auguro che ci sia un nuovo rinascimento per tutti quanti noi e vorrei concludere con una frase di Seneca che diceva che la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Il talento deve essere dell'imprenditore, che deve avere una visione, la deve perseguire. L'opportunità sono le macerie che ci troveremo alla fine di questo periodo qua, che io mi auguro entro maggio di poter iniziare una vita nuova, e mi auguro che gli imprenditori siano in grado di risollevare la nazione, perché sono le imprese che possono creare reddito e dignità insieme ai lavoratori. Grazie. E grazie Sergio. Nel ringraziare Sergio ringrazio altre persone che sono qua con noi. Fabio Doppierio dell'Università Campus Biomedico di Roma, Marco Tognetti dell'azienda regionale per il territorio dell'edilizia della Liguria, Alberto Santorelli di Finital, l'avvocato Antonio Bani dello studio Bana, Laura Masi, dirigente di Engie, Sara Riganati di Kuwait Italia, Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Privacy, l'ex ministro dell'Ambiente Corrado Clini,
Marco Carella Prada, manager di Eni, il professor Marco Montorsi, rettore dell'Università dell'Humanitas, il nostro senior advisor, ex parlamentare, vicepresidente della Commissione di Vigilanza RAI per due legislature, Giorgio Lainati, commercialisti, Andrea Di Mise, Guglielmo Lancasteri, il direttore della Confindustria Paribat, Vittorio Colangiuli, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, il direttore fiscale di Fininvest, Stefano Trettel, due avvocati di Fantozzi Associati che sono Giovanni Mameli e Valentina Guzzanti, un designer conosciuto in almeno quattro continenti, perché l'Antartide garantismo, diciamo, la tengo fuori, che è Francesco Favaretto, e darei adesso la parola, a proposito dei cinque continenti e della dimensione mondiale della sua esperienza, delle sue dimensioni, all'avvocato Francesco Giuliani. Grazie, a parte gli scherzi, fai benissimo a tenere leggera il tono, perché sono tempi difficili, benissimo venga questo tono e benissimo venga questo seminario, che mi sembra stia dando già degli spunti importanti. Io voglio ringraziare te, ovviamente Skill, e anche ringraziare personalmente Luciano Violanti, che ha accolto il mio invito a partecipare e ci ha dato, come al solito, degli spunti interessantissimi su cui riflettere. Volevo riagganciarmi per un attimo a quanto appena detto dal presidente Fontana a proposito della Guardia di Finanza che va in azienda e non è il nemico. Io, uno dei miei cavalli di battaglia è questo è proprio questo, di pensare il rapporto fra contribuente e amministrazione finanziaria, che significa poi ripensare il rapporto fra cittadino e Stato. E adesso ci tornerò nel mio brevissimo intervento fra un attimo. Cosa sta facendo oggi il governo per cercare, dal punto di vista economico e fiscale, di parare i colpi di questa crisi? Sta adottando anzitutto delle misure economiche tese a dare un po' di ossigeno, per così dire, alle imprese, al paese, anche ai professionisti, ma questo in una fase di difesa, quale questa è, sicuramente è utile, è indispensabile, però poi occorrerà fare qualcosa per dopo, cioè per la fase, se vogliamo seguire questa metafora, di attacco. Dal punto di vista fiscale sono state sospese le attività di prelievo tributario, sono state sospese le attività degli uffici finanziari, i termini del contenzioso. Per fortuna è stato abrogato in sede di conversione quell'obbrobrio giuridico del prolungamento di 2 anni dei termini per l'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che sarebbe stato, oltre che eticamente inqualificabile, anche incostituzionale, contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, contrario alla Carta di Nizza, contrario a qualunque cosa, a qualunque logica, che in un momento di crisi un paese, poi uno Stato, si attribuisca un potere ulteriore di accertamento, sarebbe stata una follia. Così come è abortita, prima ancora di nascere, la anacronistica proposta di una Covid tax per i redditi superiori agli 80.000 euro. Bastava riflettere prima di parlare, che il 2% dei soggetti IRPEF versa già il 25% dell'imposta totale, per cui non c'è bisogno di altre mazzate a chi già paga le tasse. Lo Stato quindi si sta limitando ad alcune misure, e sul piano fiscale a delle sospensioni. Cosa occorrerebbe, secondo me, fare, e anche subito? Ci sono due categorie di provvedimenti. Uno, che una categoria, misure tese a creare, per così dire, liquidità, oltre a quelle che già sono in essere. Sono due cavalli di battaglia di ogni crisi, niente di nuovo, però sono importanti, bisogna parlarne. Una è sbloccare i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. Sbloccare i debiti della pubblica amministrazione significa sbloccare 50 miliardi, cioè immettere 50 miliardi nell'economia, e non sono pochi. Io ringrazio, ho sentito citato adesso da Andrea, il dottor Lancasteri, con cui abbiamo parlato di questa cosa, lo invito poi eventualmente a intervenire nel dibattito per parlare di questo argomento.
E l'altro, altro cavallo di battaglia delle crisi, l'emissione dei titoli di debito pubblico cosiddetto patriottici, i cosiddetti titoli patriottici, cioè titoli di scopo mirati al rilancio dopo aver attenuato gli effetti della crisi. Questi titoli potrebbero non avere un interesse, ma potrebbero concedere un credito d'imposta del 2-3% ai detentori per il periodo di detenzione, anche perché nei primi anni potrebbe non esserci capienza fiscale dei contribuenti, quindi un credito d'imposta che poi speso anche, utilizzato anche dopo. Invece sul piano più strettamente tributario, alcune misure che sintetizzo. Eliminazione della struttura degli acconti d'imposta. Gli acconti d'imposta a me non piacciono proprio dal punto di vista generale, filosofico, già in una situazione di normalità. In questa situazione sono veramente anacronistici a dir poco, perché anche perché sarà difficilissimo poi prevedere i redditi del 2020. Quindi una eliminazione di questi acconti d'imposta compatibilmente ovviamente con le esigenze di gettito. Un secondo provvedimento per il quale ringrazio il mio amico Stefano Tretter, il direttore fiscale di Fininvest, che ha sempre degli spunti molto intelligenti e acuti sul piano strettamente tecnico, invito anche lui poi a intervenire se vuole dopo, e cioè dal punto di vista proprio appunto tecnico, bilancistico, una deroga al criterio del costo per la contabilizzazione degli asset sui quali l'attività imprenditoriale si regge e consentire la rivalutazione gratuita di questi asset con effetti in ambito contabile ma anche fiscale. Terzo provvedimento, incentivi fiscali che favoriscano il trasferimento in Italia di attività produttive che in precedenza venivano svolte extra UE. Questo è fondamentale, il nostro paese è poco appetito, noi come studio difendiamo imprenditori stranieri che tendono ad andarsene dall'Italia, non tendono a venire in Italia. Assistiamo anche a qualcuno che chiede quali siano i limiti, quali siano le convenienze, ed è difficile trovare oggi per un imprenditore straniero delle convenienze a investire in Italia. Quindi bisogna invece fare dell'Italia un paese che attragga gli investimenti. Ci sta o sole, ci sta o mare. Esatto, bravo. Senza fare quello che fa l'Olanda, perché là poi si potrebbe aprire un altro, facciamo un altro meeting su quello. Però sicuramente delle norme di incentivazione sono fondamentali, così come è fondamentale, e mi riferisco a quello che diceva prima il presidente Violante, favorire gli investimenti in tecnologia. Il campo medico della ricerca, il campo della tecnologia sono il futuro, questo è evidente, quindi è chiaro che investire, agevolare, incentivare gli investimenti in tecnologia è fondamentale. E arriviamo, intorno a quello che diceva il presidente Fontana, al rapporto Stato contribuente, cittadino, cittadino Stato, cittadino ma contribuente in questo caso, e cioè ripensare il rapporto di fiducia. Questa sembra una frase fatta tanto per dire, no, ci sono degli strumenti che possono in qualche modo agevolare questo ripensamento del rapporto, e uno degli strumenti sui quali io batto in continuazione ormai da tempo è l'introduzione del sistema della prevedibilità della variabile fiscale, cioè l'imprenditore deve sapere, previo accordo ragionato, tecnico, con delle variabili, con degli scostamenti, previo accordo con l'Agenzia delle Entrate, quale sarà il suo carico fiscale da qui a un certo lasso di tempo. Cioè la variabile fiscale deve essere una voce di bilancio che metto lì. Dopodiché io per 5 anni, per 3, per 2, poi ovviamente è una cosa che va pensata e va ovviamente verificata nei numeri, però io per un tot di tempo non devo preoccuparmi che, come diceva il presidente Fontana, arriva la finanza di lui, lui si prende il caffè perché ovviamente le sue imprese sono a posto, ma anche altri imprenditori che hanno le imprese perfettamente a posto invece temono l'arrivo della guardia di finanza, che spesso nella nostra esperienza di difensori spesso non fa semplicemente solo il suo dovere, ma cerca comunque qualcosa per ottenere il risultato di servizio, il che non va assolutamente bene. Infine, ultima misura strettamente fiscale, in questo momento potrebbe essere interessante ripensare a un ripristino della transazione sui ruoli per offrire la possibilità ai contribuenti di avere uno strumento realmente transattivo con il fisco. La transazione dei ruoli anni fa fu abrogata per note questioni legate
al mondo del calcio, però in una, soprattutto in un momento di crisi come questo sarebbe secondo me una misura assolutamente auspicabile. Veniamo all'aspetto processuale del diritto tributario, che è anche quello che io sento più vicino. Con il presidente Violante abbiamo svolto l'Italia Decide una lunga ricerca per individuare le norme utili a una riforma della giurisdizione e del giudizio tributario, e i risultati poi sono, per chi volesse andarseli a vedere, sul sito di Italia Decide c'è un rapporto che abbiamo presentato alla Treccani ottobre scorso. Ed era un gruppo di studio nel quale c'erano delle persone di grandissima esperienza, tra cui per esempio il presidente Gallo, presidente emerito della Corte Costituzionale. La nostra ricerca è andata nel senso di trasferire i criteri costituzionali del giusto processo nell'ambito del processo tributario, cosa che oggi non avviene. È chiaro che oggi non parliamo di riforme strutturali, perché non è questo il momento, però c'è un aspetto del giudizio tributario che mi sembra importantissimo in questo momento. E non se ne parla da nessuna parte. Parte la mia considerazione da un provvedimento del presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che, avendo deciso che le istanze di sospensione presentate dai difensori tributari nell'ambito dei ricorsi, sono delle clausole di stile. Per cui tutte le udienze fissate per le sospensive sono state rinviate al nuovo ruolo e si è data la possibilità ai contribuenti, quindi ai difensori, di ripresentarla, sapendo che però ci sarà non un contraddittorio orale e neanche a distanza, utilizzando il mezzo che oggi noi stiamo utilizzando senza particolari problemi, ma per iscritto, quindi una abrogazione della fase orale del giudizio, che in qualunque giudizio ovviamente è essenziale, qualunque avvocato lo capisce, e anche probabilmente anche qualunque non avvocato. Allora, questo ovviamente è aberrante, cioè pensare che sia una clausola di stile la sospensiva, soprattutto in un momento in cui il rigetto di un'istanza di sospensione può significare una situazione di crisi di un'azienda che, a causa di questa situazione, non può poi accedere ai benefici e alle agevolazioni, al flusso di denaro, al finanziamento da parte dello Stato. Quindi è chiaro che questa è una norma da introdurre, da tenere sotto osservazione subito. In che modo? Anzitutto... Avvocato Giuliani, lei ha ancora 1 minuto e 9 secondi. Lo sfrutterò al meglio. Procedere con decreti in audita altera parte nei casi più urgenti, quindi fissare le udienze se nell'atto è presentata un'istanza documentata circa la situazione economica del richiedente, e poi restituire, come dicevo, l'oralità e quindi la pienezza del diritto di difesa alle sospensive, anche utilizzando i mezzi tecnologici che oggi si usano per i giudizi penali. Un riferimento rapidissimo agli aiuti di Stato: la Commissione europea è intervenuta il 13 e il 20 marzo con dei provvedimenti importantissimi, con i quali ha allentato i vincoli per gli Stati di agire a supporto dell'economia, e questo è un aspetto molto importante del quale si sta parlando poco a proposito del rapporto con l'Unione Europea, e questo quadro va ad ampliare la possibilità di azione che già prima caratterizzava la potestà statale di intervento. Quindi concludo, per non incorrere nelle ire di Andrea, che, come noto, ha un cattivo carattere, peggio del mio. Faccio anche una citazione, mettendomi sulla graticola, perché il Premier Conte è preso in giro per le sue citazioni di Churchill, però una citazione mi sembra importante, perché Churchill diceva che se il presente cerca di giudicare il passato perderà il futuro. Noi, secondo me, non dobbiamo giudicare il passato, dobbiamo farne tesoro e programmare un futuro diverso e migliore, e questi strumenti, queste idee, queste proposte discutibili, ma per le quali mi auguro si discuta, che io ho fatto, penso che vadano in questa direzione. Grazie. Sì, parto dal fondo. Il presidente Conte fa anche delle ricostruzioni traballanti tra l'Antico e il Nuovo Testamento ultimamente, quindi diciamo è un riferimento culturale sul quale adesso gli ebrei che vanno dalla schiavitù all'Egitto, c'è tutto un discorso lungo che potrebbe essere affrontato, ma non abbiamo inserito né, diciamo,
sacerdoti o tutti esperti di antiche scritture nel nostro panel di oggi. Cerco di raccogliere alcuni degli spunti che sono emersi e anche un po' punzecchiarli. Io ovviamente avevo l'acquolina alla bocca quando Francesco Giuliani mi ha offerto la possibilità di coinvolgere il presidente Violante. Devo dire, presidente, che del suo intervento, che io ho molto apprezzato, non condivido il passaggio quando lei fa riferimento a questa straordinaria task force, diciamo così, che è stata costituita, perché essendo investita del compito di occuparsi appunto di delineare questa fase transitoria e anche post transitoria, avrei preferito che a un manager pur bravo della telefonia fossero affiancati magari un vero esperto di economia, di macroeconomia, che fosse magari affiancato anche perché non bisogna manco avercela troppo con questi umanisti, un filosofo, un sociologo. Sicuramente avrei avuto piacere che ci fosse qualcuno esperto, diciamo, di privacy, di diritti innovativi. Insomma, è una bella commissione, tra l'altro molto blasonata, perché quando ci sono università straniere, sono italiani, università straniere è sempre molto bello, però poi questo deve andare inevitabilmente a delineare il destino e la vita anche del suo e del mio macellaio, e può darsi che la prospettiva di Harvard sola ed esclusiva, o quella della tariffa telefonica, possa essere non la più adeguata o la sola adeguata a delineare questo tipo di futuro. Per esempio, il manager d'azienda mi piace, avrei preferito non è una captatio benevolenza nei confronti degli imprenditori che sono collegati, però anche un imprenditore, perché no, anche un qualche vituperato sindacalista nell'andare a capire come costruire le cose. A Sergio Fontana dico invece a mo' di battuta che io ho una grande simpatia per Bari e una minor simpatia per Napoli, continuo a considerare il ritardo nel collegamento veloce Bari-Napoli una volontà di Dio del tutelare Bari da Napoli, così almeno Francesco Giuliani è sistemato per oggi e così la comunità dei collegati, diciamo, da collegati partenopei. Io penso, e finisco, che mi riferisco sempre all'intervento di Sergio Fontana, che lui abbia ragione, sia giusta l'evocazione della metrica diversa, della sterlina, della guida dall'altra parte della strada. Credo che uno dei grandi problemi dell'Unione Europea sia stato lo squilibrio sull'asse franco-tedesco dell'Unione Europea, che l'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea abbia rappresentato per l'Italia un grande problema, perché molto spesso proprio la Gran Bretagna ha rappresentato un contrappeso utile per l'Italia nel dibattito europeo, e penso che si sia riproposta, penso solo io, un dato oggettivo, questa divisione tra il nord e il sud dell'Europa, e che noi dobbiamo fare e sviluppare, sarà l'oggetto anche di un prossimo appuntamento di The Skills, non quello della prossima settimana, quello dei prossimi 15 giorni, un discorso con la Francia e con la Spagna. E con ciò saluto Marco Bolognini, avvocato d'affari di Maio Legal, importante studio legale con sede a Madrid, Siviglia, Vigo e Città del Messico. Saluto Paola De Angelis, che ha avuto ruoli di relazioni istituzionali importanti nel settore farmaceutico. Saluto il nostro responsabile delle media relations, Fabrizio De Feo. Saluto Carlo Alberto Lucarelli, avvocato e docente presso l'Università Federico II di Napoli. Francesco Cazzorla, membro dell'Associazione Difensori Tributari. Stefano Rudilosso, responsabile comunicazione
di Confindustria Como, Paola Cuttaia, executive team coach, ancora un commercialista, Giampaolo Peirano, una dirigente di Illimity Bank, un dirigente di Illimity Bank, Luca Preziosi. Per rimanere alle famiglie, un ex alto ufficiale della Guardia di Finanza, Giuseppe Giuliani, papà dell'omonimo nostro tributarista e relatore, Mattia Franchi di Deloitte Financial Advisory, un manager del settore privato del Veneto, Andrea Pellizzari, l'avvocato penalista Mattia Miglio, il partner di Tonucci e partner Giorgio Altieri, Gianluca Corso, un altro commercialista, Adriana Leo di Confindustria, il nostro responsabile dell'area nord-est di The Skill, Lorenzo Munegato, con lei sempre del nostro settore, della nostra società, Roberta Polese e Valeria Pelli, e il presidente di ETRA, Andrea Levorato. Io darei a questo punto la parola a Paola Mascaro per le conclusioni. Mi sentite? Chiedo scusa, ho avuto un momento di, dicevo, c'è qualcuno che mi sono dimenticato. Non mi tornava, infatti. Paolo Zanetto, chiedo scusa, ero il lungo elenco mi aveva distratto. Ma io in realtà non degno degli altri relatori, quindi non mi sarei offeso. Sì, no, ma siccome avevo un po' esagerato all'inizio, ti avevo dato un po' troppa importanza, così ho chiarito, insomma, che poi era tutta una cosa, una finzione. Ti ringrazio, adesso sento meno pressione, buongiorno a tutti. E mi scuso con Paola di averle rubato la parola in questo istante. No, cercherò di fare un intervento piuttosto breve e cercando di sottolineare tre punti. Cioè, credo che a livello di impresa vedremo almeno tre conseguenze piuttosto importanti di questa crisi, o almeno questi sono quelli che mi sembra di intuire dal mio osservatorio. Io ho la fortuna di lavorare con imprese, con imprenditori che quasi all'unisono direi hanno coraggio in questa fase. Le parole di Sergio Fontana di prima, secondo me, sono straordinariamente importanti nel dare il segno di un'imprenditoria che, grazie al cielo, combatte e non si arrende neanche per un istante. Credo che possiamo vedere, come dicevo, almeno tre fenomeni di breve e anche di lungo temo periodo che contrassegneranno, credo, il modo con cui l'impresa deve affrontare questa crisi da un punto di vista del rapporto fra l'impresa e gli stakeholder esterni, che è un po' il mio ambito di specializzazione. Il primo tema, mi sembra evidente, è quello di un maggior ruolo dello Stato nell'economia. Mi sembra che sia evidente come il deficit spending sarà potenziato non solo in Italia ma in tutto il mondo quest'anno e forse anche negli anni a venire. Il governo italiano ha già messo sul tavolo una ventina di miliardi per provvedimenti vari, il cosiddetto decreto aprile che dovrebbe essere varato la prossima settimana sembra che comporti altri 60 miliardi di euro di spesa in deficit. Abbiamo nazionalizzato l'Italia, si ragiona del far diventare Cassa Depositi e Prestiti, SACE, diciamo quello schema istituzionale, una sorta di nuova IRI, per usare le parole del Ministro dello Sviluppo Economico, ed è abbastanza evidente quanto lo Stato accrescerà il suo potere di intervento diretto nell'economia, quindi come azionista, come proprietario di cose, ma anche appunto indiretto, come un regolatore che accresce la sua presenza anche attraverso la grande questione della spesa pubblica, perché è uno Stato che compra, uno Stato che spende e anche uno Stato che comanda sopra l'impresa. Credo che se saranno vere le previsioni appunto di un rapporto deficit-PIL per l'Italia attorno all'8%, a fine anno, se continuerà questo trend di gestione delle crisi di impresa, che purtroppo ci saranno e saranno numerose, attraverso sempre più intervento diretto dello Stato in quei capitali, ecco, credo che ci ritroveremo uno Stato molto più ingombrante di prima
e che quindi, volente o nolente, per l'imprenditore, per l'impresa, sarà ancor più necessario avere a che fare con il governo, avere a che fare con questo Stato e capire come una partnership pubblico-privato può funzionare da entrambi i punti di vista, cioè del privato e del pubblico. La seconda cosa che mi sembra che di intuire, che vedremo, è un ribaltamento delle sfere di influenza internazionali. E l'Italia in questo momento è chiaramente al centro di un momento di tensione, se non altro tra l'America da un lato e la Cina dall'altro, con i grandi pacchetti di aiuto, la grande, diciamo, diplomazia del soft power che la Cina ha messo in campo verso l'Italia, specie nell'ultimo mese, e dall'altra parte la decisione quasi senza precedenti del presidente americano che firma un decreto d'aiuti diretto all'Italia come se non se ne vedevano da decine di anni. In mezzo c'è l'Europa, naturalmente, un'Europa debolissima, un'Europa che non è uscita bene, insomma, da queste prime settimane, da questi primi mesi di gestione del lato economico di questa crisi, un'Europa che pare dilaniata al suo interno fra nord e sud, fra rigoristi e paesi che ritengono di aver bisogno di aiuto e che l'Europa si misuri e si veda proprio in questa fase. Ecco, un'Europa così dilaniata, così divisa, non ho idea di quanto saprà supportare questa crisi. Ovviamente spero, auspico che il 23 aprile il Consiglio europeo riesca a dare sostanza, soldi, realtà a quel recovery fund proposto dalla Francia e che sarà, diciamo, l'oggetto centrale della discussione per allora. Ma al di là di questo, la modalità con cui si arriverà alla decisione dimostra già che un'Europa politica non c'è e nel breve periodo non ci sarà. Ecco allora che l'Italia oggi è condivisa appunto nelle attenzioni di più potenze. Le sfere di influenza della Cina, dell'America, della Russia tenderanno probabilmente ad espandersi e a confliggere per ottenere influenza in determinati posti. Era molto interessante un pezzo del Guardian di ieri sulla situazione della Serbia, di Belgrado, letteralmente contesa in termini geopolitici da queste sfere internazionali. Ecco, che cosa accadrà all'Italia? Non lo so, ma sarà sicuramente importante ed interessantissimo osservarlo. Fra i paesi europei è forse quello appunto più in gioco in questa guerra di influenze. La terza e ultima cosa che ci tenevo a condividere con voi è una riflessione sul ruolo dell'impresa. È chiaro che qualsiasi piano di, come dire, rapporto con gli stakeholder esterni l'azienda avesse fino a due mesi fa, l'azienda lo ha stracciato, l'imprenditore lo ha stracciato, va riscritto da capo. E credo che mai come in questo momento l'impresa debba avere molto, molto chiaro il contesto in cui opera. Il che vuol dire grosso modo due cose, io credo. Uno, un'enorme responsabilità sociale. Cioè l'impresa in questa crisi, come non mai, è un attore sociale con una responsabilità enorme. E questa responsabilità va anzitutto verso i propri lavoratori, da cui il tema delle riaperture. Riaperture sì, riaperture no, ma sicuramente riaperture con le dovute condizioni. E data la mancanza in questo momento di una linea guida forte, pubblica, su come cavolo si riapre, questo è uno dei grandi temi dell'oggi, giusto? Ecco, gli imprenditori che in questo momento riescono a riaprire lo fanno probabilmente eccedendo nelle precauzioni, nelle attenzioni verso i propri lavoratori rispetto a quello che sarebbe stato vero con degli obblighi di carattere pubblico. E quindi appunto una responsabilità d'impresa che è anzitutto verso i lavoratori, ma in realtà è molto di più, è verso i territori, è verso il paese. E dall'altra parte una responsabilità d'impresa che significa anche non partire nella relazione col governo e con lo Stato dal dire cosa potete fare per me, ma dal dire cosa io posso fare per voi, per così dire. Quelle aziende che hanno riconvertito parte della produzione a favore di mascherine, ventilatori o elementi di questo tipo fanno un atto straordinario in questo momento e sicuramente stanno costruendo capitale politico per poter ottenere qualcosa di prezioso magari in un secondo momento. Credo soprattutto che le imprese che oggettivamente stanno affrontando un momento difficile possano e debbano chiarirsi che sono in difficoltà
ma in difficoltà insieme al resto del paese, e che quindi non è il momento di una relazione con il governo basata sull'egoismo, sul dire io ho bisogno, ma sul capire come il proprio bisogno si interseca con quello di altri, partecipando quindi a policy che non siano micro policy, cioè quello di cui ha bisogno la mia impresa domani mattina, ma affrontando ancora meglio il ruolo di ogni singola impresa nel contesto generale di come si esce da questa crisi. Grazie Paolo, bravissimo, non tanto per il contenuto dell'intervento, che era quello che era naturalmente, ma per la capacità di stare nei tempi. Ringrazio anche per essere con noi l'amministratore delegato del gruppo Liaison Italy Pierluigi Sassi, Domenico De Simone di De Simone & Partner. Nel lasciare adesso tra poco la parola a Paolo Mascaro per le conclusioni e poi per gli interventi, il primo che vorrei che chiamo io è quello dell'avvocato Marco Bolognini per avere anche una voce dalla Spagna e poi ritorneremo con gli interventi italiani, vedremo quali saranno. Dico che lo ringrazio per lo spunto sulla soft diplomacy e la geopolitica nella quale ha inquadrato il contesto italiano. In questo hai seguito un criterio logico degno della miglior retorica comunista della Prima Repubblica, che partiva dalla contestualizzazione globale e scendeva al particolare. Si arrivava prima o poi a Pomigliano d'Arco, ma lo si inseriva all'interno di un'analisi complessiva. Lo dico assolutamente con molto rispetto, perché abbiamo molto bisogno di una capacità di inquadrare le cose in un contesto più ampio. Io sto dedicando un po' di tempo il tempo che passerei a vestirmi meglio di come mi vesto a casa nei collegamenti, nel leggere qualche libro o nel rileggere, e sto leggendo in contemporanea L'arte della guerra di von Clausewitz e il diario di Galeazzo Ciano. Il primo non l'avevo mai letto, il secondo l'avevo già letto all'università. L'Italia ha poi Sergio Fontana spesso lo dimentica, nel corso della sua storia l'ha dimenticato, però ha due grandi polmoni di politica estera, due tradizionali aree di vocazione, che sono i Balcani e il Mediterraneo. Noi abbiamo dimenticato moltissimo i Balcani e poi a un certo punto abbiamo anche dimenticato il Mediterraneo. Il risultato è che gli altri le cose se le ricordano molto bene. In Libia sono arrivati i turchi, che noi avevamo mandato via nel 1911, quindi dopo oltre un secolo la Turchia ha tornato ad affacciarsi non nel Mediterraneo, perché è una grande potenza mediterranea, ma è arrivata in Turchia. E se non fosse per imprenditori, lo ridico, come Sergio Fontana o anche per chi svolge attività di soft diplomacy in questo senso, penso allo studio Tonucci che opera tra Belgrado, Tirana e Bucarest con grande influenza in quei paesi, spesso se non fosse per l'iniziativa privata di qualcuno, l'Italia mancherebbe ad un ruolo internazionale che non deve essere quello di spezzare le reni alla Grecia, voglio dire, di fare delle cose che vanno, come direbbe von Clausewitz, oltre quelle che sono le sue capacità e anche oltre quello che è la razionalità, ma adempiere a svolgere un ruolo che è degno del grande paese che siamo. Paola Mascaro, prego. Mi sentite? Perfetto. Allora, in questo facile compito che mi hai dato, grazie Andrea, me la segno, cioè quella di fare le conclusioni di un simile parterre, provo a utilizzare questo metodo, cioè quello di ripercorrere un po' i messaggi e gli elementi che mi sono rimasti addosso con due filtri, il filtro di essere una donna e il filtro di essere una manager d'azienda. Vediamo se può funzionare. Ho preso molti appunti, secondo me qui Andrea te li passerò
c'è molto, molto anche per le commissioni, molto. Allora, che cosa ho sentito? È una crisi senza precedenti, quindi Signorini dice certo sia le risorse economiche, ma non bastano. Ha toccato alcune parole chiave che sono la creatività, la resilienza, la capacità di reinventarsi. Questo secondo me è un elemento importante di questa rinascita a cui dobbiamo dedicarci. Poi il presidente Violante ha toccato tanti temi importanti, due mi sono molto cari. Uno è quello delle competenze. Questo è un momento dove, a partire dalle conoscenze scientifiche, le competenze hanno ripreso o stanno riprendendo il loro ruolo, e credo che questo sia un aspetto al quale restare attaccati solidamente. Le competenze devono essere una delle chiavi di questa ripresa. Altro punto, il Presidente ha parlato di tecnologie digitali menzionando la banda larga. Io aggiungo una cosa, ed è una cosa che sto imparando, che ho imparato in queste settimane, in cui lavoro in smart working, il mio team lavora in smart working. Quello che stiamo imparando è anche un nuovo modello di leadership, un modello che nel nostro paese fa molta fatica ad attecchire e che si basa su una delle altre parole chiave che ho ascoltato e ho sentito più volte, che è la fiducia. Cioè stiamo passando per necessità da un modello di controllo dove io ti vedo, tu stai in ufficio, controllo il tuo lavoro e se fai tardi è anche meglio, a un modello che è necessariamente basato su una delega. Io spero che non si torni indietro da questo, spero che diventi un altro elemento di evoluzione di apprendimento del nostro paese. Altro punto importante, le ingiustizie sociali. Ovviamente questa situazione di crisi le ha fatte, non dico emergere, sono già emerse da tempo, ma le ha messe più in evidenza. Ne aggiungo una che mi è molto cara, che è quella della violenza domestica. Questo è un dramma di questo periodo. E ovviamente non ci sono molti modi di risolverlo, però è una lampadina, è una luce per il dopo. Cioè quando potremo uscire, questo tema dovrà essere affrontato diversamente, con maggiore rigore e maggiore forza. E poi il tema delle imprese. Fontana ha parlato di una diversa velocità, credo che questo sia un altro degli ingredienti che si aggiunge a quelli che ho menzionato, e cioè la velocità di decisione. Questo nelle imprese è molto, molto chiaro, cioè le decisioni che si prendevano in settimane o mesi si prendono in giorni o ore sulla base anche di minori elementi, ma la capacità di reagire in termini di velocità, di speed, è fondamentale. Questo è un altro degli elementi che è emerso e secondo me è molto importante. E così come ovviamente il ruolo delle imprese e che cosa in termini di capacità di trasformazione possono portare a modello. E tutto il tema, qui mi scuso con l'avvocato Giuliani, tutto il tema fiscale, tributario, un tema che ho, credo e spero, colto in generale, e con meno capacità di cogliere i singoli aspetti perché è proprio lontano dalla mia materia, ma credo che qua, se ho capito e spero di aver capito bene, ci sia tutta una serie di misure e di iniziative che si possono mettere in atto da ora o a breve e che possono non solo dare respiro, ma portare un cambiamento di medio lungo termine nel paese. Quindi ancora una volta, un po' come diceva il presidente Violante, fare di questa tremenda crisi l'opportunità di attuare con maggiore velocità tutta una serie di cose che sono sospese, no? Dal punto di vista dell'esecuzione da anni, temo. E è tornato anche qui il tema della fiducia, anche nel rapporto tra Stato e contribuente. Quindi vedete che se ne è parlato dal primo minuto e si è continuato a parlarne fino all'ultimo.
c'è qualcosa che deve cambiare nei meccanismi e nei rapporti tra individuo e Stato, tra imprese e Stato, tra imprese e dipendenti e così via. Quindi questo è un altro lavoro importante. E infine, grazie a Paolo, che ha fatto una eccellente sintesi di quelli che sono i trend di cambiamento che ci attendono, uno nel rapporto tra imprese e Stato, no? E come questo Stato può essere ingombrante. E il tema, e qui lo abbiamo solo accennato, forse Andrea varrebbe la pena farne un altro evento, il tema dell'Europa. Lo abbiamo sfiorato, lo abbiamo accennato, forse questa è una... È il tema di uno dei prossimi incontri. Fantastico, stupendo. E cosa a me molto cara, il ruolo dell'impresa nella sua responsabilità nei confronti della società e degli individui, ma anche nei confronti dello Stato. Quindi di come questa relazione non è solo un take, un prendo, necessariamente, vista la difficoltà, ma anche un give, che cosa posso fare io come impresa. Penso appunto alla trasformazione di alcune aziende, penso anche, come è il caso dell'azienda in cui lavoro, a tutte le misure che alcune aziende sono già state capaci di attuare di contenimento dei contagi e che possono essere trasferite, per esempio, alle imprese che sono chiuse, che dovranno riaprire, e quindi accorciare, no, il tempo di apprendimento di tante imprese che possono riaprire ma che non hanno necessità di metterci le settimane che ci hanno messo le aziende che sono aperte per il tipo di attività che svolgono. Questo direi è quello che mi sono portata a casa, tantissimo, e quindi ringrazio tutti i relatori. Grazie a Paola Mascaro, che ha fatto qualche cosa di più che fare le conclusioni, e la ringrazio. Io darei subito, perché così almeno in pochi minuti andiamo anche alla conclusione, darei subito la parola a Marco Bolognini, da Madrid. Sì, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Gli spunti sono stati estremamente interessanti e probabilmente sono applicabili in buona parte anche alla realtà spagnola. Vi faccio una velocissima descrizione della situazione qui nel paese iberico. Allora, la Spagna, come sapete, è l'altro grande ammalato d'Europa in questo momento, sia sotto un profilo medico, sia sotto un profilo probabilmente anche economico. La Spagna in questo momento sta vivendo una situazione di mancanza di fiducia, per riallacciarmi a quanto è stato detto, verso il governo. Governo, come sapete, è un governo bipartito tra i socialisti di Pedro Sánchez e Podemos. In generale i sondaggi danno una pessima connessione, diciamo, fra gli spagnoli ed il governo. Perché? Per due ragioni sostanzialmente: opacità nella gestione della crisi e la mancanza di una roadmap chiara e precisa da mettere sul tavolo. Però ci sono anche delle buone notizie, tre buone notizie, o perlomeno tre idee che credo possano essere fondanti una visione lievemente ottimistica della situazione. La prima è che è probabile, possibile, probabile, non si sa ancora, che venga comunque raggiunto un grande patto di Stato istituzionale e politico fra i socialisti, il Partito Popolare e Ciudadanos, quindi le due principali forze, due fra le principali forze d'opposizione, con l'esclusione del partito di estrema destra, Vox. Se così fosse, si stabilizzerebbe molto la situazione politica e molto probabilmente si riuscirebbe a far perdere un ruolo predominante all'estrema sinistra di Podemos. Il secondo aspetto che credo vada tenuto in conto è che la Spagna comunque è arrivata a questa crisi medica e quindi economica, con un tessuto economico che stava funzionando abbastanza bene, rasentava un 2% di crescita del PIL, e probabilmente la grande crisi del 2008 aveva già, diciamolo cinicamente, fatto piazza pulita di tutta una serie di realtà imprenditoriali e finanziarie non troppo solide, non troppo strutturate. Quindi in realtà probabilmente la situazione si era già stabilizzata e quindi si è arrivati alla crisi con una,
con un tessuto economico produttivo abbastanza sano. In ultimo, credo che appena finirà il lockdown o verrà perlomeno allentato, questo è un punto di, diciamo, carattere, un'osservazione di carattere puramente socioculturale, sono convinto che gli spagnoli faranno aumentare esponenzialmente il consumo interno, perché lo spagnolo è, come poi anche l'italiano, ma forse lo spagnolo in media anche di più, gli spagnoli non sanno stare a casa e quindi ci sarà sicuramente un aumento importante dei consumi interni. Questa è un po' una veloce carrellata sulla situazione spagnola. Molte grazie all'avvocato Bolognini. Io darei la parola al senatore Luigi Grillo. Io di solito bandisco i politici da quando non mi occupo più di comunicazione politica, non li voglio vedere più nemmeno con il lanternino, salvo che non siano portatori di grande competenza. In questo caso è una competenza che si è legata negli anni al settore delle infrastrutture e al settore bancario. Quindi parola al senatore Luigi Grillo, poi vorrei capire, ringrazio Luciano Gandini e Alessio Borriello che hanno alleggerito il confronto con i loro interventi che entreranno negli atti scritti che noi realizziamo, che poi manderemo ai relatori e poi al pubblico e poi veicoleremo, inserendo delle riflessioni nella chat di Zoom che è a latere, che si può aprire a latere, si può leggere a latere. Quindi darei la parola al senatore Grillo, si possono preparare, ci farebbe piacere che intervenissero il dottor Trettel e il dottor Lancastieri. Prego. Ecco, però non sentiamo il senatore Grillo, quindi dobbiamo capire... L'audio è aperto, Andrea, quindi immagino ci sia qualche problema nel suo PC. C'è un problema tecnico. Allora, in attesa che il senatore Grillo lo risolva separatamente con te, o comunque può parlare, diciamo, quando lo riusciamo a sentire, va bene, Dario. Il dottor Trettel? Sono presente. Eccoci qua, grazie. Buongiorno. La ascoltiamo. Ma non è che abbia moltissimo da dire, effettivamente. Io sono un modesto orecchiante del diritto tributario. E conosco Francesco da parecchi anni a questa parte. Niente, quello che è stato il mio apporto è stato molto meno che non la scoperta dell'acqua calda, nel senso che addirittura la mia idea si può annoverare fra le scoperte tipo del fulmine, nel senso che ho constatato un evento al quale non ho avuto nessun tipo di concorso. In realtà quello che mi ha spinto ad elaborarla, cioè la possibilità da parte delle imprese, soprattutto quelle che sono sostanzialmente sane al proprio interno e che hanno, diciamo così, i propri conti bloccati dall'obbligo di osservare il principio del costo per la rilevazione delle attività, è proprio legato a questo, cioè al fatto che leggendo i decreti che si sono succeduti, siamo arrivati credo alla quota di 6 nel giro di poche settimane per poter dare una prospettiva di rilancio all'economia del paese, a mio modo di vedere quello che manca è il premio al merito, nel senso che si tratta di disposizioni che hanno fatto proprio un principio che personalmente non ho mai condiviso, cioè quello che per non inimicarsi nessuno si finisce con non soddisfare nessuno, nel senso che disporre così in maniera molto, molto trasversale la sospensione dei versamenti, la sospensione degli adempimenti tributari e via discorrendo rischia soltanto di creare delle situazioni di, come posso dire, di scarsa propensione al merito, ecco, mettiamola in questi termini. E come dire, la mia idea invece era proprio quella di ragionare con questa logica, visto che le risorse sulle quali possiamo contare non sono infinite, come possono schierare invece altri paesi, diciamo, coinvolti dalla stessa emergenza, forse l'idea appunto era quella di consentire di fare in modo che sia il settore privato a premiare le realtà che hanno al proprio interno la capacità di rigenerarsi, questa famosa resilienza, capacità di reinventarsi, capacità di reazioni di quale parlava poc'anzi la dottoressa Paola, scusatemi, ho perso il nome e la cosa mi sembra molto antipatica. Mascaro. Paola Mascaro, esatto, perdonatemi. Ecco, e quindi fare in modo che le società possano... Perdonarla, adesso vediamo come procede il suo intervento. Sul perdono... Giustamente, parlando di merito, no, fare in modo praticamente che le società
possano in qualche maniera rivalutare in modo con valenza civilistica e anche fiscale i propri asset, in modo tale da dare una, come dire, un buffer di patrimonio netto maggiore che consenta per un verso di compensare agevolmente le perdite economiche che possono registrarsi in questi anni di difficoltà e soprattutto possano ingolosire, interessare quegli operatori della finanza privata che hanno grande liquidità disponibile anche per le politiche monetarie attualmente diciamo in corso, possano essere interessati a fare degli investimenti come partner finanziari e non certo come partner industriali. Infatti credo che molti di voi sappiano che aumentando il patrimonio netto o il capitale sociale in particolare si possa avere la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, magari privati del diritto di voto, piuttosto che prestiti obbligazionari o ancora fare ricorso all'utilizzo dello strumento del patrimonio dedicato, dando diciamo delle maggiori possibilità di ricorrere a dotazioni finanziarie private, così da poter concentrare invece le risorse pubbliche disponibili per cercare di salvare imprese che abbiano meno capacità di rigenerarsi e soprattutto i connessi livelli occupazionali. Ecco, questa è un po' l'idea. E soprattutto legata anche al fatto che a fronte di questa generale sospensione dei termini destinata ad applicarsi a chiunque, quindi senza, come posso dire, fare una, a mio modo di vedere, più adeguata selezione, si vede diciamo tutta una serie di reazioni da parte di associazioni di categoria che invece premiano o vogliono premiare il merito, diciamo, proprio la distinzione. È il caso per esempio dell'Associazione Bresciana degli Industriali, l'avrete visto tutti sul 24 ore, che recentemente ha acquistato una pagina pubblicitaria per indurre i propri associati a rispettare le scadenze dei pagamenti nei confronti dei propri fornitori per non interrompere la filiera. Questa era un po' l'idea in estrema sintesi. Molto banale, come avete potuto constatare. Grazie molto, dottor Trettel, non è stato affatto banale. Dovremmo aver risolto i problemi di collegamento audio-video del senatore Grillo, di cui vediamo, abbiamo una diapositiva della fronte ampia, eccoci, adesso sì. Prego. A me non risulta l'audio. No, non lo sento neanche io, Andrea, però abbiamo penso ci sia un altro problema tecnico che avevamo risolto, però evidentemente non è stato sufficiente. Allora, adesso nel frattempo che proviamo a risolverlo, chiederei, intanto farei riscaldare, si fa per dire, il presidente Violante per qualche considerazione ulteriore, penso di interpretare il pensiero di tutti dicendo che ci farebbe piacere. L'abbiamo molto compresso, ma è giusto che sarebbe giusto e molto opportuno, soprattutto per tutti noi, poterlo riascoltare. Ci sono altri interventi. Lancasteri voleva portare un contributo? Nel frattempo io saluto Alberto Turini, Lorella Zanella e Luca Ferri, che sono gli ultimi partecipanti che non avevo ancora citato. Spero di non aver dimenticato nessun altro. Se non abbiamo risolto l'audio del senatore Grillo e se non ci sono altri interventi che io non ho nominato ma che possono aggiungersi con molto piacere, poi diamo la parola al presidente Violante. Stiamo cercando di risolvere con il senatore Grillo, a breve ci dovremmo essere. Ok, c'è qualcun altro? Siete disciplinatissimi, io non so se sia... Vogliamo. Si sta riconnettendo il senatore Grillo, vediamo se riusciamo. Non so se nel frattempo vogliamo dare la parola al presidente Violante. Io direi che la cosa migliore sarebbe far parlare il presidente Violante. Vi ringrazio, mi sentite? Grazie, presidente. No, grazie a voi. Ma io innanzitutto voglio parlare invece chiaramente a tutte le cose importanti che sono state dette. Governare è difficile, voglio dire. È chiaro che ciascuno di noi è in grado di dare consigli come giusto che sia, ma poi mettere insieme queste cose e scegliere non è facile. Mi riferisco alle considerazioni che ho seguito con attenzione che ha fatto sulla task force. La task force, almeno nella mia idea, non è un soggetto che ha tutto dentro, è un soggetto capace di sintetizzare, dirigere e tenere contatti, costruire rete.
È importantissimo che ci siano i vari tecnici, economisti, esperti d'impresa, che non sono lì presenti. Io ho accennato anche agli esperti in materia di contratti pubblici, che sono quelli che angosciano alle imprese, perché sono fatti, sono legiferati in modo, mi viene demenziale, ma non voglio dire questo, in modo eccessivamente oneroso, diciamo, per le imprese. Quindi la task force può prendere contatto con tutti questi soggetti per acquisire il massimo di informazioni possibili. La vedo in questo senso, anche perché c'è una task force presso il Ministero dell'Innovazione fatta di 75 persone. C'è un'altra presso il Ministero della Sanità, non mi ricordo da quanto è fatto, e così via. È chiaro che poi non è che ci vuole uno staglio per mettere tutti quanti insieme. Il problema è che quella presso la Presidenza del Consiglio ha il compito, come dire, di raccogliere, sintetizzare e lanciare l'idea, e poi sta al Presidente del Consiglio, alla Presidenza del Consiglio, come dire, acquisire, stabilire la direttrice politica. Mi ha molto colpito il riferimento che ha fatto il Presidente Farina. Io sono concittadino, il Presidente Farina, essendo originario di Bari, sulla Bari-Napoli. Fontana. Beh, lì c'è un problema. Fontana, chiedo scusa, Presidente Fontana. Sulla Bari-Napoli ci sono due questioni. Una è Foggia, lo svincolo di Foggia, perché se il treno deve passare da Foggia impiega 10 minuti in più. Se invece non deve passare da Foggia, come sarebbe auspicabile, Foggia si arrabbia. Allora, insomma, un po'. Non è tanto un problema di governo. Il secondo problema è lo sperone vicino Benevento. Lì c'è uno sperone roccioso abbastanza importante, per cui l'alternativa è o aggirarlo, e che comporterebbe costi minori ma una durata maggiore del viaggio, o traforarlo, fare una galleria che comporta riduzione del tempo di viaggio ma aumento dei costi. Quindi ecco, anche lì i problemi di governo non sono semplici, perché risolvere questi problemi. Comunque, in ogni caso, il fatto che quello sia un esempio di come un'opera in 20 anni non sia stata fatta, credo sia importante. Io credo che dobbiamo tenere presente il tempo in cui si è costruita l'autostrada del Sole. La la Milano-Napoli è stata costruita in tempi ridottissimi, credo che siano 7 anni, una cosa di questo genere. Oggi impensabili, anche perché i carichi sono diversi, le materie sono diverse e così via. Però, insomma, quello che emerge da tutto quello che si è detto, per quello che ho capito, è la necessità di una forte capacità di decisione. È quello di cui le imprese hanno bisogno, il Paese ha bisogno. Una fase di transizione prima, di rilancio poi, ha bisogno di una formidabile e capace decisione legata alle competenze. Ed è quello che mi pare stato detto dalla professoressa Paolo Massaro, sostanzialmente, poi anche altri hanno condiviso questo aspetto. E poi, dico infine, c'è il problema della fiducia. Guarda, questo è un dato essenziale. Un Paese senza fiducia non può vivere di sfiducia, non può vivere di sospetto. E il problema della fiducia è un problema culturale prima che politico, legislativo. Avere fiducia nell'altro. Guardi, finisco. Ci sono un sacco di indagini sociologiche su cosa pensano il grado di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. Va benissimo. Ma il grado di fiducia dello Stato nei confronti dei cittadini l'ha misurato mai qualcuno? E dalle azioni che vediamo, la sfiducia è altissima dello Stato nei confronti dei cittadini, perché altrimenti non avremmo una serie di vincoli francamente irragionevoli all'attività imprenditoriale, allo sviluppo delle imprese e a tante altre cose. Quindi io, come dire, insisto molto, mi permetto di insistere sulla questione fiducia declinata in tutte le possibilità, perché, ripeto, un Paese di sfiducia muore e di sospetto muore. Possiamo provare un attimo, senatore Grillo, poi ho da fare una domanda al presidente Violante su quello che ha detto. Prego, senatore Grillo, l'audio è aperto, ma non so se si sono risolti i problemi relativi al suo PC, diciamo. Pronto, mi sentite? Ora sì. Perfetto, allora, brevissimamente, io vorrei fare una premessa. La premessa è questa: abbiamo già perso 250 miliardi di prodotto interno lordo nei 3 mesi e 2 mesi e mezzo di crisi. 100 miliardi dobbiamo mettere in conto del crollo del turismo. 50 miliardi serviranno per modernizzare la sanità del nostro paese. Quindi noi, sotto profilo ragionaristico, abbiamo bisogno di trovare 400 miliardi. Per trovare 400 miliardi, io metto in conto che l'Europa tutto quello che poteva fare l'ha già fatto. Hanno fatto cose importanti in Europa.
e non credo che in prospettiva si possa ottenere di più. L'euro bond vedremo. Però c'è da considerare un altro aspetto, e lo dico per ogni tanto ricordare a me stesso, a quelli che dibattono queste cose in politica, che noi siamo il paese secondo al mondo con capacità di risparmio. È stato calcolato che la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane supera i 4.500 miliardi. Noi abbiamo il sistema bancario più ricco e più forte, più solido d'Europa, più forte di quello tedesco, di quello francese, di quello spagnolo. Abbiamo poi l'Italia, è ricordata per il grande debito pubblico, pochi però aggiungono che l'Italia è anche il paese in Europa che ha il patrimonio immobiliare più robusto, superiore a 1.700 miliardi. Non stiamo parlando di monumenti marciapiedi, stiamo parlando del patrimonio dello Stato in eccezione allargata, comprendente beni immobili, appartamenti, fondi e magazzini. Con queste premesse, allora, il nostro imperativo è dove trovare questi 400 miliardi. A parer mio, la proposta più intelligente, mi pare di poter dire, è quella che ha fatto il presidente Bazoli. Cioè, è tempo di bandire un prestito non forzoso, garantito dai beni immobili dello Stato, con una fiscalità agevolata, rivolgendosi agli italiani dicendo: dovete sottoscrivere per salvare il nostro paese questi denari, lo Stato garantisce perché è in grado di garantire con i suoi beni immobili, ovviamente a scadenza lunga, a un rendimento che dovrà essere interessante. A quel punto, con questi denari, noi siamo nelle condizioni di mettere nel sistema produttivo delle risorse in maniera veloce e vera. Il decreto approvato dal governo recentemente, vi invito a leggere, l'ho fatto io da commercialista, l'articolo 13, è impossibile capire come funzioneranno le garanzie e come funzionerà il tasso di interesse che verrà applicato a questi finanziamenti. Quindi io non ho molta fiducia nell'operatività dell'ultimo decreto approvato dal governo. Allora, se così è, io credo che questa strada sia in qualche modo più facilmente praticabile. Seconda osservazione, Antonio Fazio, ex governatore della Banca d'Italia, da settimane sostiene una cosa molto semplice ma molto vera. Questa è una crisi diversa da tutte quelle che hanno preceduto, diversa da quando fallì il sistema finanziario più evoluto del mondo, quello americano, diversa anche dal dopoguerra, perché è una crisi dell'offerta. Siamo entrati in crisi perché abbiamo chiuso le imprese, quindi il nostro imperativo è aprire le imprese al più presto, perché come ha ricordato Signorini, è vero questo, intanto in quanto saremmo in grado di aprire in fretta le imprese, la crescita potrà avere un andamento veramente robusto, quindi in questa direzione io credo che noi potremmo individuare una strada da percorrere. Ovviamente, aggiungo, recuperando la mia esperienza di ex senatore impegnato in 12 anni nella Commissione Infrastrutture, dobbiamo lanciare anche un grande piano di opere pubbliche. Da fare con quali soldi? Non servono i soldi, lo sa bene il presidente Violante. In Italia nel 2012 si sono fatti 50 miliardi di investimenti nelle opere pubbliche, 12 dei quali utilizzando le risorse private, con una combinazione che ha visto impegnati sullo stesso fronte le banche, la pubblica amministrazione, gli imprenditori italiani che hanno tanta voglia di investire per il loro paese. E ci sono proposte che abbiamo nel tempo discusso, anche quando ci siamo confrontati col presidente Villani e la sua pregevolissima fondazione. In Italia abbiamo 5.000 chilometri di autostrada, abbiamo 6.000 chilometri di superstrada che sono pericolosissime, con un'incidentalità notevolissima. Cosa ci vuole a trasformare queste superstrade in autostrade? Non ci vogliono soldi pubblici. In Italia basta introdurre l'autonomia finanziaria nei porti per realizzare grandi investimenti di piastre logistiche sui porti. In Italia i termovalorizzatori, che sono la cosa più utile e più intelligente per smaltire i rifiuti, che ne pensino alcuni esponenti politici, si fanno senza i soldi pubblici, si fanno senza contributi dello Stato. Prendiamo per esempio da quello che hanno fatto in Lombardia e in Emilia. In Lombardia e in Emilia ogni provincia ha il suo termovalorizzatore che, producendo rifiuti, genera
energia e con l'energia venduta al gestore i comuni incassano soldi. Voglio dire, cose da fare ce ne sono tante. Io credo che la cosa più importante in questo momento sia che prevalgano, come dire, delle proposte concrete. Concrete in un momento particolarissimo della storia di questo paese. Certo, hanno ragione quelli che dicono che usciremo da queste crisi e dovremmo praticare politiche diverse. Sono d'accordo anch'io. Però per intanto vediamo di affrontare l'emergenza trovando subito questi soldi da mettere immediatamente nel circuito a favore delle imprese e a condizione di creare quelle condizioni che dicono gli scienziati che curano i problemi sociosanitari, intanto in quanto gli stabilimenti organizzativamente sono pronti per essere riaperti, vanno immediatamente riaperti. Allora, grazie al senatore Grillo per la carica che mette sempre i suoi interventi, ma per i contenuti, ma anche per il carattere conciso, diciamo, del suo intervento. Se non ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, devo fare questa domanda al presidente Violante, perché io ho accennato alla vita del presidente Violante dal momento in cui ha ricoperto importanti ruoli istituzionali. Però naturalmente, come è noto, il presidente Violante ha un passato da magistrato di grande rilievo. Allora, gli faccio una domanda, perché lui ha accennato al valore dei medici. Io sono l'unico non medico di una famiglia di medici. Al sacrificio anche umano che stanno impiegando gli operatori medici, infermieri, personale infermieristico, insomma, sociosanitario in generale, tenendo presente anche gli ulteriori allungamenti dei termini prescrizionali, qual è l'opinione del presidente Violante dell'iniziativa di molte procure italiane sulle presunte, diciamo così, irregolarità che sono state compiute nella gestione di questa emergenza? Perché uno dei temi che si connette ovviamente anche alla certezza del diritto, eccetera, che in Italia è meno certo, almeno quantomeno di quanto si vorrebbe, è anche una attività alle volte un po' scapigliata di taluni esponenti della magistratura. Ora, nulla questio sul fatto che io penso che, come diceva Sergio Fontana, i controllori devono svolgere il loro ruolo e che il problema sia semmai connesso al, come diceva il procuratore Racanelli in un nostro precedente intervento, che si parla molto del collegamento tra della separazione delle carriere, eccetera, tra PM e giudici, su quali lui era contrario, ma ci si sofferma meno sulla connessione che talvolta o spesso c'è tra alcune procure, alcuni procuratori e alcuni giornalisti. Allora, le chiedo, quindi il tema non è l'indagine in sé, ma la sua eco mediatica con ciò che provoca nella vita delle persone che sono coinvolte, delle organizzazioni anche che sono coinvolte da vicende giudiziarie. Qual è la sua opinione? Cioè, si poteva soprassedere, si poteva ritardare un po' l'azione giudiziaria rispetto al superamento della fase acuta di questa emergenza lunga? Oppure era un dovere indispensabile quello di intervenire, o qualche altra sfumatura che evidentemente lei può cogliere meglio di me? Ma guardi, innanzitutto mi permetto di ripetere una mia antica osservazione. La vera separazione delle carriere è quella tra magistrati e giornalisti. Nel senso che molte carriere giornalistiche sono state create su scoop giudiziari grazie a particolari rapporti tra qualche giornalista e qualche magistrato, anche molte carriere, come dire, comunicative di magistrati sono state create grazie a questi rapporti un po' incestuosi tra specie magistrati delle procure e giornalisti. Andando al tema che le ha posto, guardi, noi abbiamo certamente una invasività del potere giudiziario nella vita dei cittadini, vita privata, vita economica, vita politica, più di altri paesi, per due ragioni. Una, come dire, istituzionale. In Italia, a differenza che in quasi tutti gli altri paesi democratici,
c'è la obbligatorietà dell'azione penale. Cioè, quando c'è una notizia di reato, il pubblico ministero non può scegliere se procedere o meno, deve scegliere. A differenza di quanto accade in Francia, in Germania, in Spagna e tanti altri paesi, Gran Bretagna. Quindi, come dire, c'è l'invasività è prevista nell'ordinamento, il che non è un fatto positivo, certamente. Non credo che faccia piacere neanche ai magistrati seri questa invasività. Il secondo dato che noi abbiamo, la presenza di poteri criminali organizzati e una disponibilità alla corruzione forse più elevata che altrove, che comporta questo tipo di intervento. Sulla corruzione vi faccio dire una cosa, però. Io vorrei capire bene quali sono i dati dai quali si traggono cifre sulla corruzione, no? Perché sento, ecco, molti dei colleghi giornalisti ci fanno cifre miracolistiche su quello che noi disperderemo, quello che... Certamente la corruzione è un grave male, però guardi, quando si fanno indagini statistiche fatte molto bene su qual è il livello di percezione della corruzione, la percezione è altissima. Quando si chiede, ma voi conoscete casi di corruzione, si dice no. C'è l'anonimato, quindi non c'è un problema di... Ecco, quindi bisogna distinguere la percezione dal dato di fatto. La percezione è altissima. La Banca d'Italia, i colleghi, gli amici possono guardare, sul sito della Banca d'Italia c'è una ricerca fatta molto bene, mi pare, l'anno scorso, su come il livello di percezione della corruzione aumenta moltissimo in relazione alle notizie di stampa, giustamente. Quando c'è notizia di stampa con grande rilievo, la percezione aumenta notevolmente. Quindi il dato reale della corruzione francamente andrebbe visto. Sul punto che ha detto, io credo che da quello che leggo si stanno comportando con una certa prudenza gli organi giudiziari, non è che stanno facendo. Ho visto poco fa che c'è stata una perquisizione, credo al Tribunzio, per acquisire i documenti. Vede, quando... Però mettiamoci nei panni dei familiari che hanno avuto parenti morti perché non assistiti, no? E questo è un problema di giustizia, anche questo è un problema di giustizia. Quindi dobbiamo tener conto sempre del difficile equilibrio che c'è tra evitare l'invasività eccessiva, che poi porta anche discredito, reputazione distrutta. Poi dopo 6 anni sapremo che è innocente, ma certamente la reputazione, e questo è un grave problema italiano, guardi, è quello della reputazione distrutta dal rapporto tra interventi giudiziari e comunicazione. Un imprenditore che si vede messo i suoi nomi sui giornali, poi sarà assolto di lì a 4 anni, 5 anni, 6 anni. Ma nei 4 anni, 5 anni, 6 anni è apparso a tutti come un criminale. E poi ho l'impressione che i nostri amici giornalisti pubblicano notizia dell'incriminazione dell'imprenditore su 5 colonne. La notizia dell'assoluzione è data su mezzo colonnino. Quindi anche questo è un problema di giustizia e di equità. Allora, per non farla lunga, insomma, io credo che finora si sia usata una prudenza nell'intervento giudiziario, peraltro tenendo conto di quelli che sono i valori in gioco, che è la vita delle persone, che secondo alcuni ci sono 100 medici, mi pare, morti, e alcuni di questi non avevano le attrezzature sufficienti per essere protetti. E questo è un problema di giustizia anche. Quindi, come ho detto, mi sono permesso di dire prima che governare è difficile, anche amministrare giustizia è difficile. Tutti i lavori presi seriamente sono complessi e difficili. Noi dobbiamo avere, cioè, mantenere alto il livello di capacità critica, naturalmente, però avendo anche la consapevolezza di quanto è complesso intervenire in situazioni così fuori d'ordinario come la pandemia. Quindi occorre un po' un senso di self-restraint da parte di tutti per esprimere giudizi, valutazioni, eccetera, una volta che abbiamo assunto la piena consapevolezza dello stato delle cose. Altrimenti si rischia di essere superficiali. Non è questo il caso di oggi, naturalmente. Ma a volte vedo tranciare giudizi senza conoscenza, ecco. Prima la dottoressa Montano parlava delle conoscenze. La conoscenza è un fatto fondamentale, insomma, nella società contemporanea. Grazie Presidente Violante, grazie ancora. Se non ci sono altri interventi, io vi saluterei, vi augurerei buon pranzo. Grazie a tutti voi, Paola Mascaro, Sergio Fontana, Paolo Zanetto, l'ho ricordato, Francesco Giuliani, naturalmente Luciano Violante e Antonio Signorini. Grazie.